fanno entrare, chiedi alle signorine se ti fanno entrare. Non ti fanno entrare. No, serve il braccialetto, noi rispettiamo le regole e torniamo al posto. Visto che noi non possiamo entrare nell'area land, si mangia bene, perlomeno cosa si può dire? No braccialetto, no party. Giovanni Caparara, lei si sente più allenatore o più motivatore? Qual è il segreto di questi successi? Io sono un allenatore. Possiamo farti qualche domanda? Cari amici di... Cari amici di Sport, siamo qui con Vanek, l'opposta della Rebecca Nord Meccanica Piacenza. Come è stato più facile inserirsi in una squadra che era già vincente, oppure eri già tu brava che ti sei inserita senza problemi, anche se fosse stata una squadra di un altro livello, diciamo? Sì, era già una squadra all'alto livello, io vabbè, ho provato da dare il mio, come si dice? Ciao, siamo di Sport! Certo. Ma sa chi sei, l'hai visto 20.000 volte? Cari amici di Davide, insomma. Cari amici di Sport, siamo molto contenti. Siamo qui con Beatrice Parrocchiale, che è molto contenta di fare questa intervista e mostrarci orgogliosamente questa coppa. Eccola! Anche la mano, cazzo. Anche la mano perché... Ricordiamo la campagna I am doping free, campagna lanciata da Filippo doping Magnini. Andate su Twitter e cercate Filippo Magnini o I am doping free. Diciamo no al doping perché... Ti sei fatto così serio? Riparo. Diciamo no al doping. Sloga. Vai. Diciamo no al doping perché distrugge il cervello. Di Sport, scene da come Davide Mengacci fece la trasmissione scene da un matrimonio, possiamo dire questa trasmissione scene da un trionfo, possiamo dire. Sì, da un grande trionfo. Grande. Diciamo che il Palaverde porta bene a Piacenza, sì, tanto bene. Da domani penso che lo chiamino Palarosa da domani, perché dopo l'anno scorso e quest'anno è Palarosa, non è più Palaverde. Nei prossimi anni unire farete dei pellegrinaggi per chiedere come ex voto nella vittoria a Piacenza, diciamo. C'è una cantina che ci aspetta, c'è il pellegrinaggio e una cantina. Prosecco, che è d'obbligo, e poi com'è la spiga a Treviso? È sempre tanta roba, è sempre tanta roba. Quella è sempre la migliore, in tutti i posti. Deep Sport. Aspetta che metto fuoco, cazzo. Vabbè, mica puoi iniziare così a cazzo. L'emozione. Vado. Vai. Cari amici di Sport, siamo qui con un'istituzione della pallavolo italiana, Andrea Lucchetta. Un bilancio di questo, a conclusione di questo evento. Che giudizio dai su quello che si è visto in campo? Ha vinto secondo te la squadra più forte? Sono visti i veri valori in campo? Direi di sì. Grazie, vogliamo chiudere col saluto tuo classico. Spike it. Salo tu, 1, 2, 3. Spike it! Lui scherza, io vado. Cari amici di Sport, siamo entrati di soppiatto nell'area VIP, eppure però è rimasto del cibo, c'è rimasto qualcosa, potremmo abbuffarci. Vediamo cosa si può fare. Vedi, c'è già qualcuno che si abbuffa, scrocco così che preleva. Sì, questi tramezzini sono buoni. Sono buoni? Ma andiamo a vedere, dai. Andiamo a vedere. Sembrano buone. Chissà lui cosa dice, secondo te sono buone queste cose? Sono buone queste cose? Sì, molto. È la prima volta che vieni a consumare o sei venuto già altre volte? No, sono venuto già prima. Ecco, quali gusti erano queste focacce? Ah, queste focacce un po' erano con prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro. Lui è un VIP quindi? Tu quindi sei un VIP, quindi un patito, no, un patito delle focacce. No, e chi rappresenta tua madre, qualche squadra? Ecco, momento di relax. Capisco che due giorni di coppa.
poi ci, uno ci si rilassa anche un po', diciamo, dopo tutto questo sport, un po' la curva dell'attenzione scende, quindi... Esatto. Quindi siamo qui con la madre del bambino, come si chiama suo figlio? Di Matteo. Matteo, consigliere... Lui, consigliere federale. Federale, quindi... Federazione Italiana Pallavolo. Cioè, è un bilancio di organizzazione dell'evento, come sta, possiamo dire, che voto possiamo dare? 10. E lode. Mangiare si mangiava bene, le mangiare parti... bene, tutto bene, organizzato bene, premiazione bene, palco, tutto, sta tutto perfetto. Si possono, torniamo ancora alla marca Gioiola, diciamo, a questo Pallaverde magari. Pallaverde è una garanzia. L'organizzazione dell'IMOCO idem, della Lega ancora di più, che dobbiamo dire. Scusate, di sport possiamo parlare un attimino. Cari amici di sport, dopo questa 2 giorni di grande volley, dal Pallaverde è tutto, viva il volley, grande Piacenza, grande San Casciano. Perché solenne, scusa? Perché abbiamo celebrato 2 finali e quindi questo è lo sport, c'è chi vince, c'è chi perde.